Reduce da quel più tremendo campo ostacoli che furono i fronti d'Europa, il generale Clark assiste alla chiusura del concorso ippico romano. I carabinieri sparano a salve le gialle note della loro fanfara. Americani, uno slancio dell'altro mondo. Inglesi, saggezza di governo. Irlandesi, omerici guidatori di cavalli. Italiani, degni eredi di Caprilli, antesignano della staffa corta. L'emozionante aritmetica delle penalità deciderà la vittoria. Bettoni porta su Uranio i suoi giovani 54 anni, gli americani troppo dinamici, gli inglesi troppo flemmatici. Linzeo lancia Tulipano come un fiore alla mata. L'irlandese Tobredi, percorso netto, piano con l'acqua. L'alato Pegaso di Perrone si chiama Bambi, primo giro netto, nostro miglior percorso complessivo. È giusto che sia il ministro degli esteri Sforza a premiare questa gara tra le nazioni. Vincitrice la squadra italiana. Seconda l'irlandese.